Bella a tutti ragazzi ed eccoci qui ritrovati in un nuovo video dove, come potete vedere, sto ancora utilizzando l'account di Mars26. Alla fine sono riuscito a portarlo in Arena 7, circa quanto era 2040-2050 trofei. L'unico deck, non l'unico, però diciamo non c'erano molti deck che potevo fare visto che man mano che salivo trovavo gente con carte assurde, epiche al 4, epiche al 5, c'era gente di livello 9 a 1800 trofei, assurdo, io c'avevo epiche all'1 ancora a 3000 trofei, pensate un po', quindi non capisco come fa la gente ad avere un'epica a 4 e stare ancora a 2000 trofei. Boh. Comunque, tralasciando questa cose qua, Mars 26 ha aperto un nuovo canale YouTube, quindi vi lascio il link del suo canale in descrizione, in caso iscrivetevi. Così sarete sempre aggiornati sui suoi video. Comunque, ritornando qua alla partita, beh, come potete vedere, ho tutte carte di livelli bassi: Spiriti di Fuoco al 5, alla Lapide al 2, che è una schifezza se la comparate al Domatore al 4. In pratica, mi pare con due botte ma butta giù, sì, due botte. Quindi l'unico modo per diciamo fermare il Domatore era utilizzare altre carte per supportare la Lapide, se no andava a fare danno subito. Il problema è che questo c'aveva di tutto. Qua non riesco con la carica del principio a fermare il con due barbari che andavano sparati come un treno, purtroppo perché la carica del principe manco si era attivata, quindi qua sbaglia lui, il principe sarebbe andato giù anche senza mettere quella difesa, però vabbè, l'ha fatto meglio per me. Come potete vedere, come dico sempre, il moschettiere è utilissimo, anche questo se è a livello 3, come avete visto, mi ha aiutato a buttare giù il domatore. Questo perché insieme al il Goblin Cervottaniero, come si chiama in italiano, perché ce l'ho in inglese io, poi esce. Insieme al Goblin Cervottaniero è una delle carte con più range in assoluto, spara da molto lontano. Comunque, ecco, il deck funziona abbastanza bene, non è un deck che vi consiglierei contro i soliti deck, quelli della meta, cioè con armate scheletri, cimitero, barbari scelti, eccetera, eccetera. Diciamo i soliti deck che vengono utilizzati. Non vi consiglio questo deck perché è un po' obsoleto, si potrebbe dire, anche perché il principe è proprio una carta che non utilizza più nessuno. Io non la utilizzo proprio a 4000 trofei. Non ci arriverebbe mai il principe sulla torre. Comunque, per oggi il commentario finisce qui. Il video è un po' troppo lungo, ma non ho neanche molto tempo oggi, quindi ne farò uno un po' più lungo di commentari nel prossimo video. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Potreste utilizzare questo deck effettivamente sotto i 2000 trofei, forse anche in Arena 9 potreste utilizzare questo deck, ma decisamente dopo i 3000 trofei inizia a diventare un po' complicato ad utilizzare il deck. Sicuramente è utile, cioè non utile, ha delle carte che possono essere utilizzate in tante occasioni, come la Valchiria contro la Cimitero. E se uno c'ha il principe e mettono delle difese, allora uno utilizza la Fulmine, però come anche gli sgherri sono utili per difendersi dalla cimitero. Il problema è che non è un deck completo, a mio parere, quindi potreste però utilizzarlo sui 2000, diciamo, anche sotto i 2000 trofei. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!